Non esistono più le mezze stagioni. Così, dopo l'autunno caldo, è arrivato il freddo inverno. Con un po' d'anticipo, il 4 dicembre. Il giorno in cui il governo Monti ha annunciato la manovra. Le lacrime. Anche psicologicamente, chiedere un secondo. Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. È il sangue, i sacrifici. Già, ma per chi? Non per gli evasori, che se la cavano con poco. Lo scudo fiscale di Tremonti fece rientrare in Italia 105 miliardi di euro, tassati al 5%. La squadra dei tecnici ora ha imposto un'ulteriore tassazione dell'1,5%. Qualcosa di simile sta succedendo tra Germania e Svizzera. La Germania rinuncia a perseguire i suoi evasori per ricevere in cambio dalle banche elvetiche un'imposta del 26%. Se l'Italia facesse lo stesso con la Svizzera, potrebbe entrare tra i 20 e i 30 miliardi di euro, l'intero valore dell'ultima manovra. Ma anche un 3% avrebbe fruttato 3 miliardi. I sacrifici non toccano nemmeno i partiti. Negli ultimi 10 anni c'è stato un incremento del 1110% dei rimborsi elettorali. 1 miliardo di euro pagati dai contribuenti. Questi soldi non vengono toccati. Poi ci sono le spese militari, oltre 20 miliardi di euro l'anno, circa l'1,3% del PIL. Solo i famosi 131 cacciabombardieri F-35 fanno 16 miliardi di euro e sono già messi a bilancio, anche se manca la firma del contratto, e li potremmo disdire senza penali. Altri 4 miliardi di euro si potrebbero ricavare dalla dismissione delle caserme, rimaste semivuote dopo la fine dell'anaio obbligatorio. E un altro mezzo miliardo si potrebbe risparmiare rinunciando all'acquisto di 2 fregate e 2 sommergibili. Ma di tutto questo non c'è traccia nella manovra. Il ministro della Difesa Di Paola ha escluso tagli alle spese militari. La crisi economica non fa venir meno funzioni fondamentali come la difesa. Non vengono toccati i grandi patrimoni, ad eccezione di alcune misure simboliche su auto di lusso, barche e aerei privati, tanto simboliche che nelle stime più generose frutterebbero al massimo 500 milioni di euro. Infine, la cosiddetta casta dei casti, la Chiesa Cattolica. 8 per 1000, 1 miliardo. Insegnamento della religione, 1 miliardo e mezzo. 5 per 1000, 54 milioni. ICI, mezzo miliardo. Più IRES, IRAP, IVA, per un totale di altri 200 milioni. Poi ci sono altre esenzioni e benefici, dal servizio civile alla sanità cattolica, passando per i cappellani, per un totale di altri 4 miliardi di euro, di cui, a quanto pare, possiamo fare a meno. In totale sono 28 miliardi e mezzo di euro. Anche senza questi soldi, per dirla con Monti, siamo sicuri, l'Italia non fallirà. L'obiettivo del governo sarebbe quello di incassare il sì definitivo alla manovra entro il 22 dicembre. Giusto in tempo per l'inizio dell'inverno. Mario Monti ha presentato una manovra da 30 miliardi di euro. È andato a spiegarlo in TV. Ma se avesse guardato la TV da un altro punto di vista, quello delle antenne, avrebbe scoperto che c'è un tesoro nascosto. Lo Stato è proprietario delle frequenze che permettono di trasmettere sui canali del digitale terrestre. Le frequenze sono circa 320. Non si vedono, ma ognuna vale 50 milioni di euro. Per un valore complessivo di 16 miliardi. All'estero, per vendere frequenze del genere, si fanno delle aste. La Germania ha incassato 4 miliardi e mezzo di euro. Al Canada frutteranno tra i 4 e i 6 miliardi di euro. E gli Stati Uniti hanno incassato 20 miliardi di dollari. Noi, invece, stiamo per regalarle. Ecco perché. Nel 2006 l'Unione Europea apre una procedura di infrazione contro la legge Gasparri. Secondo Bruxelles, l'avvento del digitale non intaccava il duopolio della TV analogica. Infatti con la Gasparri Rai e Mediaset venivano favorite, scoraggiando l'ingresso di nuovi operatori nel mercato televisivo. Inoltre in Italia c'era un conflitto di interessi irrisolto. Silvio Berlusconi era capo del governo
e allo stesso tempo fondatore delle reti televisive Mediaset. Per tutta risposta, l'ex ministro dello sviluppo Paolo Romani ha indetto un concorso di bellezza. Sì, non è uno scherzo. Invece di fare un'asta abbiamo indetto un concorso di bellezza e per fare bella figura lo abbiamo chiamato Beauty Contest. Per avere una licenza non si offrono soldi, ma come in un concorso di bellezza si mostrano i numeri. Ma qui non c'è una giuria a scegliere la ragazza, la televisione più bella. Nel beauty contest automaticamente più un'azienda ha risorse e dipendenti, più frequenze le vengono date. Il concorso di Miss TV sta per essere vinto da Rai e Mediaset. Immaginate una specie di Miss Italia. Da regolamento possono partecipare tutte. E infatti partecipa La 7, Canale Italia, Prima TV. Ma sempre da regolamento vinceranno solo le bionde, alte 1,80 m, con la quarta di Reggiseno. E perderanno invece le brune, alte 1,79 m, e con la terza. Sky Italia si è ritirata dalla gara perché non aveva i numeri e le regole favoriscono le bionde. La domanda sorge spontanea. Perché non mettere all'asta frequenze che in altri paesi hanno fruttato miliardi di euro? Solo le frequenze di Rai e Mediaset potrebbero farci incassare 4 miliardi. Ma non si parla di aste nel decreto Salva Italia appena presentato da Monti. E le frequenze, di fatto, saranno regalate a Rai e Mediaset. Così i 4 miliardi di euro si vanno a prendere bloccando per 2 anni le pensioni sopra i 900 euro. E facendo piangere il ministro Fornero. Forse, mettendo all'asta un fazzolettino di frequenze, si potrebbero asciugare anche quelle lacrime.